mediante la formazione di operatori qualificati e una campagna di prevenzione che coinvolga la società civile e le istituzioni a tutti i livelli. Per esperienza diretta, Presidente e cari colleghi, posso davvero testimoniare che la repressione che va svolta non basta per addivenire ad una, nel medio-lungo periodo, prevenzione definitiva di quella che è la cultura della violenza e dell'aggressione che si simula dietro il manto della religiosità islamista in questo caso. Abbiamo bisogno davvero di un coinvolgimento il più convinto possibile della società civile, perché i cittadini che sono diventati foreign fighters sono cittadini europei, sono quindi parte stessa di quella società civile a cui stiamo chiedendo un contributo. Grazie Presidente, avrei finito. La ringrazio, deputato D'Ambrosio. Ora chiede di intervenire il deputato Erasmo Palazzotto. Prego, ne ha facoltà. Grazie, signora Presidente. Io voglio dare il merito all'onorevole D'Ambrosio di avere portato in quest'Aula una discussione sul tema del contrasto al terrorismo per la prima volta sul piano culturale e non solo securitario. Io credo che questo sia un momento importante, perché le radici del fondamentalismo e del terrorismo affondano nell'incultura e nell'emarginazione sociale e culturale in cui ampie fasce di popolazione si vengono a trovare, qui e altrove. L'ISIS, il terrorismo di matrice jihadista, è potuto proliferare e rafforzarsi in questi anni di guerra al terrorismo proprio perché noi abbiamo affrontato il tema del contrasto al terrorismo anche fuori dai confini del nostro paese solo sul piano militare e non abbiamo mai considerato il piano della cooperazione un terreno invece strategico su cui investire, e le nostre scelte militari sono quelle che hanno prodotto le condizioni per cui una banda di criminali terroristi come l'ISIS potesse crescere, diffondersi lì, in quelle zone del mondo che noi abbiamo contribuito con scelte di politica estera sbagliata a devastare sotto il piano sociale e culturale. Noi abbiamo distrutto le istituzioni culturali di quei paesi attraverso la guerra, perché la guerra distrugge anche questo, e questi sono i frutti che raccogliamo. Ma torniamo a noi, torniamo al fatto che quello che è accaduto nel cuore dell'Europa, gli attentati di Charlie Hebdo, quelli di Copenaghen, sono stati compiuti non da pericolosi terroristi jihadisti venuti da Oriente, ma sono stati messi in campo da cittadini europei. Sono stati messi in campo dai figli di quell'Europa che li ha cresciuti nelle banlieue, che ha costruito le condizioni dell'emarginazione sociale su cui poi l'odio ha fatto il resto. E allora noi oggi ci troviamo davanti a una mozione che per la prima volta pone il tema del contrasto al terrorismo proprio su questo punto, sul terreno della deradicalizzazione, con progetti culturali, con l'idea di coinvolgere le istituzioni culturali del Paese, con l'idea di coinvolgere le istituzioni scolastiche, il nostro sistema della formazione, che è uno dei primi punti di contatto con le nuove generazioni di nuovi italiani che si affacciano nel nostro Paese e che spesso vengono tenuti in una condizione di marginalità dove una propaganda di tipo jihadista può facilmente attecchire. E poi abbiamo l'altro tema fondamentale, cioè il coinvolgimento della società civile. Per la prima volta, dentro una discussione che riguarda il contrasto alle forme di terrorismo, si tiene in considerazione il potenziale enorme che la società civile italiana può avere dentro forme di integrazione che sottraggono soggetti potenzialmente radicalizzabili alla natura, alle organizzazioni che invece diffondono l'odio. Cioè oggi per la prima volta in questo Parlamento noi discutiamo esattamente di come il terrorismo sia un fenomeno complesso che non può essere affrontato solo sul piano della sicurezza o solo sul piano militare, ma che richiede invece una complessità di misure da mettere in campo che possono aggredire il cuore, la radice dell'odio e del fondamentalismo che poi producono
le organizzazioni di natura terroristica. Ecco, io penso che noi dobbiamo partire esattamente da questo. Non basta, perché ovviamente c'è tutto il tema del contrasto alla marginalità sociale ed economica, che produce anche lì sacche di odio e che in questo paese hanno anche, diciamo, alimentato uno scontro spesso più ideologico che fattivo. Ecco, noi abbiamo bisogno oggi, dicevo, di mettere in campo una complessità di azioni nel contrasto al terrorismo, e lo dico perché da questo punto di vista, se noi non mettiamo in campo questo tipo di iniziative, qualunque altra iniziativa sarà inutile e costosa. Qualunque iniziativa che prova a contrastare solo sul piano securitario sarà inutile e costosa. Guardate, lo dico anche rispetto a quella che è stata, per esempio, in questo Paese la lotta e il contrasto alle mafie. Noi possiamo sconfiggere le mafie sul piano dell'organizzazione criminale 100 o 1000 volte, quell'organizzazione criminale si rigenererà fino a che noi non affronteremo il terreno della matrice culturale su cui le mafie sono cresciute. E in questo senso il lavoro che è stato svolto nelle scuole, che è stato svolto dalla società civile, da organizzazioni come Libera, è stato un lavoro fondamentale per uscire da una condizione in cui ci trovavamo. E io penso che da questo punto di vista, ancora una volta, il terreno del contrasto al terrorismo e del contrasto alle mafie si trova, diciamo, ad avere dei punti di contatto importanti. Ecco, io credo che noi oggi dobbiamo ripartire da qui, ed è per questo che io do a nome del gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà, daremo un voto favorevole alla mozione D'Ambrosio, così come alle altre mozioni, quella del collega Artini, che pone sullo stesso terreno di iniziativa culturale il tema del contrasto al terrorismo, e daremo invece un voto negativo a quelle mozioni che ancora una volta chiudono gli occhi su quello che è la realtà della complessità di questo fenomeno e pensano di affrontarlo solo sul piano securitario, sul piano militare e non invece sul piano culturale. Grazie. La ringrazio, deputato Palazzotto. Adesso chiede di intervenire il deputato Andrea Causin. Prego. Grazie Presidente. La mozione che stiamo discutendo è una delle poche occasioni che ha questo Parlamento di discutere del gravissimo problema del fondamentalismo jihadista e di quello che sta capitando a pochissima miglia marittima del nostro mare, che sta capitando in Libia, in Siria e che sta incendiando gran parte del Medio Oriente. All'interno dell'Assemblea parlamentare della NATO, anche se per la verità si parla molto poco della questione del terrorismo di matrice fondamentalista e si parla molto più del rapporto e della crisi con la Federazione Russa, si è fatta una fotografia di recente di una guerra, che stiamo progressivamente perdendo. L'ISIS, infatti, in queste settimane, in questi mesi, ha acquistato più territorio, ha una maggiore disponibilità di risorse economiche che derivano dal traffico di stupefacenti, dal traffico di petrolio, che derivano dai rapimenti, da ogni tipo di attività illecite, ha una maggiore capacità di reclutamento dei militanti, all'interno dei paesi e dell'area che